ci incamminiamo in punta di piedi questa settimana santa, ci immergiamo poco alla volta attraverso il cuore della nostra madre, suo cuore immacolato e addolorato. Andiamo verso Gerusalemme, il nostro Gesù, Medjugorje, è luogo di grande grazia. Qui è sempre settimana santa. Ogni giovedì ricordiamo l'istituzione dell'Eucarestia, preghiamo per i nostri sacerdoti, figli prediletti della nostra madre, della Madonna. Venerdì santo, venerazione alla croce. Ogni venerdì a Medjugorje si venera la Santa Croce e la Via Cruci sul Krisevac. La grazia che scorre a fiumi, Monte Krisevac, guidati dalla Madre, la Maria, che prega per noi e intercede per noi. Sabato Santo, giorno del grande silenzio, dove ci prepariamo per la veglia del sabato sera, con l'adorazione, per prepararci alla domenica, giorno della resurrezione, giorno di Gesù, giorno di Dio. Domenica è giorno della Messa, Santa Messa. Uno dei messaggi più importanti che la Madonna ha dato a Medjugorje è la Santa Messa. Lei ha detto, cari figli, senza Gesù non avete né futuro e né vita eterna. Madonna è apparsa con la croce sulla collina piangendo. E ogni volta che appare ai veggenti ritorna in paradiso nel segno della luce e della croce. Quindi dobbiamo proprio abbracciare la croce, prepararci nel silenzio, nella preghiera, per poter incontrare il nostro Gesù sul Calvario, per poi fare esperienza di Gesù risorto, giorno di Pasqua, incontrare Gesù alla Messa. Allora noi preghiamo per voi, uniti attraverso il cuore della mamma, al cuore di Gesù. Amen. Pace e bene.